Il PD presenta la proposta di legge per l'istituzione del servizio di psicologia di base. All'incontro hanno preso parte, oltre al primo firmatario e segretario regionale del PD Nicola Irto, anche Anna Pittelli, componente della direzione nazionale del PD, Santo Gambareri, coordinatore di Altra Psicologia Calabria, Simona Mungo, dei Giovani Democratici Calabresi. Ma è una legge secondo me molto importante, secondo noi straordinaria, anche perché siamo la seconda o terza regione d'Italia che propone un progetto di legge per l'istituzione dello psicologo di base. Sono molto contento perché questa attività legislativa che il gruppo regionale del Partito Democratico ha depositato in Consiglio regionale non viene, diciamo così, dai consiglieri regionali. I consiglieri regionali hanno recepito le proposte che sono arrivate dal Partito Democratico. Per esempio, da un'agorà, tutto è iniziato da un'agorà del 10 dicembre scorso, dopo attraverso un'attività di partito con alcuni esponenti che parteciperanno oggi anche alla conferenza stampa del Partito Democratico, ci è arrivata questa proposta che abbiamo poi studiato, ci siamo confrontati con i tecnici del Consiglio regionale dell'Ufficio legislativo e quindi abbiamo depositato un progetto di legge che finalmente istituisce. Può portare all'istituzione in Calabria dello psicologo di base. È una norma di civiltà, il Covid ha aumentato i problemi, i disagi territoriali di molti cittadini calabresi e quindi così come altre regioni d'Italia stanno facendo, anche in Calabria c'è bisogno di una norma che consenta di avvicinare i cittadini alla sanità anche per i disturbi e per i disagi che possono avere sul piano della personalità, sul piano mentale, sul piano dei disturbi che la pandemia ha accelerato. Qualcuno può dire che la sanità in Calabria ha tanti problemi, sì, è vero. Ma questo non giustifica o può diventare un alibi per fare delle norme che possano portare in avanti un servizio sanitario efficiente, che possano avvicinare i cittadini, che possono aiutare i cittadini con delle norme di civiltà. È una norma innovativa, solo due regioni hanno legiferato in questa materia. C'è un progetto di legge nazionale che è in discussione nel Parlamento, quindi avremo anche una cornice nazionale. Per una volta la Calabria arriva addirittura prima della legge quadro nazionale. Come funzionerà? Ma funzionerà, adesso spiegheremo nel dettaglio, c'è un progetto di legge che sostanzialmente istituisce lo psicologo di base attraverso i distretti delle ASP della nostra regione e attraverso un percorso anche virtuoso con le amministrazioni comunali, cioè i comuni anche attraverso le risorse che avranno a disposizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potranno offrire alle ASP anche dei locali idonei per poter garantire il servizio dello psicologo di base. Voi ci rendiamo conto che è un passo in avanti enorme di civiltà, il progetto di legge è già depositato in Consiglio regionale, adesso avrà l'iter in Commissione, noi offriamo a tutte le forze politiche la disponibilità di discutere e approvare una norma che noi reputiamo non solo di civiltà, ma un passo in avanti anche della nostra regione che riesce a volte a legiferare e arrivare prima anche di altre. Quindi su questo noi contiamo molto nella sensibilità di tutti e chiediamo che ci sia uno scatto in avanti per rendere ogni tanto e qualche volta la Calabria positiva e la Calabria che arriva prima di altre regioni, di altri luoghi d'Italia. Allora, noi siamo giunti a questa proposta di legge, credo che questo sia molto interessante all'interno di un confronto che si è svolto nelle agora democratiche, partendo da un'iniziativa dei giovani democratici della Federazione di Catanzaro e abbiamo accolto e ci siamo confrontati con il livello nazionale, con la senatrice Boldrini, che è la prima firmataria della legge sull'istituzione dello psicologo di base, una legge che è in discussione al Senato, sta per passare alla Camera e in questo quadro abbiamo intercettato il Partito Democratico, i rappresentanti istituzionali che siedono in seno al Consiglio regionale e oggi depositiamo ieri questa proposta di legge che mira a creare un elenco di psicologi di base convenzionati, chiaramente sotto la guida delle aziende sanitarie provinciali, psicologi di base che possono essere consultati direttamente dal medico di base, dagli specialisti ambulatoriali, per poter intervenire tempestivamente in quelle situazioni nelle quali, è richiesto un supporto psicologico. L'idea dalla quale siamo partiti è che questa pandemia ha messo seriamente a rischio la salute mentale delle persone e intendevamo dare degli strumenti, a prescindere dalle condizioni economiche e dalle condizioni culturali, perché spesso di salute mentale
non ne parlano tutti e se ne possono occupare soltanto chi ha gli strumenti, ripeto, culturali e anche di reddito per poterlo affrontare. Volevamo dare invece uno strumento universale, crediamo e sollecitiamo il Presidente Occhiuto ad intervenire e a mandare avanti questa proposta di legge, perché gli strumenti ci sono anche nella programmazione comunitaria, sia il PNRR che il POR di cui parlava prima Nicola, posseggono delle azioni, degli obiettivi specifici che potrebbero dare copertura finanziaria a questa proposta. Allora, io credo che in Calabria abbia un significato particolare, proprio perché partiamo da una situazione complessa come quella del commissariamento. Quindi ci troviamo invece in un momento di svolta in cui effettivamente abbiamo, come diceva, si diceva prima, gli strumenti per andare avanti e per portare avanti una nuova visione di salute, una salute che va oltre quella che abbiamo classicamente conosciuto, ma che appunto risponde a delle esigenze che prima erano messe da parte, come quelle della salute mentale. E quindi in una regione dove magari era più difficile accedere a determinati servizi, oggi si avvicina con questo strumento sempre più il cittadino alla possibilità di accedere, al di là del reddito e quindi al di là della posizione geografica anche in cui si trova, quindi a un servizio di sanità.